Buongiorno, benvenuti, buongiorno a te, sono Marianna. Benvenuti a tutti a questo nuovo giorno, alla presenza del Signore, grazie a Dio perché avremo ancora la possibilità di stare insieme, di benedire il nostro meraviglioso Signore. Una settimana intensa alla presenza di Dio, domani ci aspetta poi la nostra domenica ancora da dedicare al Signore. Alleluia. Ed è bello pensare che il nostro Dio non ci lascia mai un giorno senza il consiglio della sua parola. Amen. Senza non solo il consiglio, ma anche uno sprono, proprio un modo per dire vai avanti figlio mio, io sto con te. Ogni giorno noi cerchiamo la faccia del Signore perché non soltanto dobbiamo essere ammaestrati, no? Ma noi dobbiamo essere anche consolati, dobbiamo essere incoraggiati e questo è quello che riesce a fare soltanto l'opera dello Spirito Santo attraverso la sua parola, la lettera d'amore. La prima frase di una canzone importante dice Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Questa canzone l'ha scritta un grande compositore dei tempi, un figlio di Dio, ovvero Davide, il quale scrive proprio queste parole in questa canzone. Sì. Canzone vuol dire salmo in buona sostanza. I salmi, al Salmo 23, al primo versetto, è scritto proprio così, nulla mi manca. E se nulla ci manca vuol dire che l'anima nostra, ancora oggi e ancora domani e tutti i giorni che Dio ci darà, potrà godere di quello che nulla. Di quello bello di perché parla al presente. Amen. Per tanto tempo io l'ho recitata male, no? Questo verso l'ho recitato male, dicevo l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà, perché così dicevano tutti, ripeto anche io. Poi leggendo bene, ti aspetto, ma nulla mi manca, quindi al presente. Quindi nulla mi manca ora, nulla mi manca fra un'ora, stasera, domani, nulla mi manca perché l'Eterno è il mio pastore. Sì, infatti Lui provvederà questa mattina a darci una parola che servirà per aiutarci a comprendere ancora degli aspetti spirituali, ci darà la vicinanza della Sua presenza, perché una cosa è ricevere un messaggio WhatsApp con l'audio che tu senti solo la voce, una cosa è che questo messaggio te lo dice la persona direttamente. Questo è quello che noi bramiamo, vivere la presenza di Dio e ascoltare la sua voce, con Lui presente però. Quindi se all'inizio forse può essere necessario che qualcuno ti porti il messaggio da parte di Dio perché non sei vicino a Dio, oggi stamattina è arrivato il momento insomma di metterci alla sua presenza e così ascoltare il messaggio direttamente dalla sua voce. È come quando uno ti presenta un amico importante. Sì. Inizialmente tu non lo conosci, quindi sei un pochino intimorito. Magari qualche passo indietro, una parola in meno perché non lo conosci. Sì, sì. Poi nel momento in cui lo conosci diventa anche amico tuo, dice vabbè dai, ora non serve più che me l'accompagni, ormai siamo diventati amici e quindi anche io gli confido delle cose. Gloria a Dio, è questa relazione. Noi ti stiamo presentando l'amico d'eccellenza. Alleluia. Colui che non si stancherà mai di ascoltarti e che non smetterà mai di stare accanto a te, non si stancherà mai di te. Quindi se qualcuno si è stancato di te, sappi che Gesù di te non si stancherà mai. Oh, nonostante tutto quello che abbia da fare il nostro Signore Gesù, il Signore eterno, oggi è accanto a te. Come Gloria facciamo a non ringraziarlo? Grazie, Gesù. Ringraziamo. Amen. Padre, ancora noi ti ringraziamo per questo nuovo giorno di vita che ci hai dato. Grazie, Signore, grazie perché sappiamo che siamo il centro dei tuoi pensieri, perché tu ci ami. Amen. Grazie. Signore, il tuo amore noi l'avvertiamo ogni giorno della nostra vita. Mettiamo davanti a te questa giornata, ti chiediamo di benedirla come tu già hai iniziato stamattina. Amen. Mettiamo davanti a te ogni telespettatore che ti sta seguendo, Signore, che ha desiderio di riceverti anche oggi nel cuore. Signore, noi siamo qui per dare gloria al tuo nome, noi non siamo nessuno, siamo dei miseri servi. A te la lode. E veramente noi possiamo soltanto dire, Signore, grazie, grazie per come tu veramente non manchi mai di mostrare la tua gloria nelle nostre vite. Noi ti ringraziamo per tutte le risposte che abbiamo ricevuto. Grazie, ma ancora stamattina, Signore, noi ti vogliamo dire, abbiamo proprio fame di te, abbiamo sete di te, abbiamo un'urgenza di sentire il tuo tocco nella nostra vita. Quindi ti chiediamo nel nome di Gesù, Padre, di preparare anche ogni cuore a ricevere. Amen, Signore, tu conosci le domande che sono in quei cuori. Forse c'è qualcuno che dice
chissà se ci daranno la mia richiesta, chissà se... Grazie. Ah, ma lo Spirito Santo già sa tutto, Amen. Signore, noi veramente sappiamo per fede che tu già stai intervenendo e che Amen. Ogni cosa che tu permetti torna alla gloria del tuo nome e per Amen. Il bene delle nostre anime. Quindi Alleluia. Padre, ancora stamattina illuminaci, per amore di Gesù ti chiediamo Alleluia. Veramente di abbassare carne e sangue e di far fluire il tuo Santo Spirito nelle nostre vite, affinché non sia la bocca nostra, ma sia la tua parola che passa attraverso di noi e raggiunga ogni cuore, dando risposte, dando soluzioni, consolazioni, e veramente, Signore, dando anche parole di speranza, perché tu per Amen. Noi sei vita. Alleluia. Grazie per questo giorno, rimani con noi in Gesù, gloria che siamo stato benedetto in eterno. Amen, amen. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Gloria. Bene, benissimo. Andiamo spediti al nostro versetto allora, di oggi, che sembra breve. Sì, in realtà, Michele, se mi permetti, se mi consenti, anche per gli amici certo. che ci stanno seguendo, hanno già notato che il versetto è molto striminzito e magari uno poco avvezzo alla lettura e non sì, conosce magari tutto attenta. Il capitolo. Sì. E legge l'anima che pecca sarà, quella che pecca morirà, iniziamo male la giornata. Però... dietro a questo verso apparentemente bastonata, c'è un qualcosa di veramente importante che il Signore stamattina ci vuole dire. Proprio così. Quindi Michele, se sei d'accordo, io leggerei tutto il verso 4, da certo. Ezechiele, capitolo 18, verso 4. Eccolo qua. Dice, ecco tutte le vite sono mie, mia tanto è la vita del Padre, quanto quella del figlio, chi pecca morirà. Però, se ne leggiamo ancora prima, questo è per onorare il versetto di oggi, quindi l'ho voluto leggere, però se ne leggiamo ancora prima, ci diventa ancora più chiaro quello che il Signore intende dire. Certo. Quindi leggiamo dal verso 1. Dal versetto 1? Dal versetto 1, sì. Bene. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Perché dite nel paese di Israele... questo proverbio, i padri hanno mangiato uva acerba e i denti dei figli si sono allegati? Com'è vero che io vivo, dice il Signore, non avrete più occasione di dire questo proverbio in Israele. Alleluia, gloria a Dio. E il verso 4 continua, ecco tutte le vite sono mie, e mia tanto la vita del padre quanto quella del figlio, chi pecca morirà. Ecco qua. Ma quindi questo versetto sta dicendo qualcosa di molto diverso da quello che appare all'inizio. Da quello che appare se leggiamo con poca attenzione oppure prendiamo soltanto questo. Estrapoliamo solo, forse esatto. lo scrittore di questo foglietto stamattina voleva mettere in evidenza qualcosa di specifico, ma nella realtà qualcosa di molto semplice ci è arrivato sotto agli occhi, ovvero che Dio spezza le catene di maledizioni generazionali. È importante questo verso, che cosa ci dicono questi versi? Non è che il padre mangia uva acerba, quindi se il padre pecca o la madre pecca, il figlio paga le conseguenze. Questo è un pensiero, un'estrema preoccupazione che il nemico ultimamente, sto sentendo, vuole mettere come sì, peso sui figli di Dio molte e su realtà, quelli che si accostano sì, a Cristo, no? Quindi incominciamo, qualcuno ci dice, vedi che c'è una maledizione generazionale, quindi noi incominciamo a dire, aspetta, cosa avrà fatto mio padre, mia madre, e mia nonna, e mio bisnonno? Onestamente diventa veramente un peso insopportabile sì. da sostenere, ma qui è chiaro, e parliamo del Vecchio Testamento, però nel Nuovo Testamento è ancora più... precisa la parola di Dio. No? Anche perché è un tema che ha preso tra le mani proprio Gesù. Prego. Stavi appunto citando un versetto emblematico di Cristo nel Nuovo Testamento. Ah, in Romani, quando Paolo al capitolo 8 dice non v'è più nessuna condanna esatto. per tutti coloro che sono in Cristo Gesù. Esatto. Romani 8, capitolo 8. Prendetele queste note perché sono cose importanti. Magari c'è qualcuno, chissà perché lo Spirito Romani Santo ha voluto questo appunto stamattina. Romani 8, verso 1 dice non c'è dunque più nessuna ecco. condanna per quelli che sono in Cristo, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla Alleluia. Legge del peccato della morte. Quindi prendete nota, è importante
considerare dei versetti e farli propri, perché non c'è peccato che possa poi intaccare le nostre vite, non c'è peccato dei nostri genitori che possa intaccare le nostre vite, ma c'è anche un esempio proprio di una storia biblica, Michele, scritta in Giovanni. Ecco, a questa facevo riferimento, quella del cieco, del malato. Bravo! Ecco quella, quella sì. Pensavo che tu volessi citare. Cioè, praticamente in Giovanni, capitolo 9, sì. Il versetto 1 dice: passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. Ecco. E guarda un po', i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché si è nato cieco? E Gesù rispose: né lui ha peccato, né i suoi genitori. Amen. Ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate. Alleluia. In lui. Alleluia. Ma che cosa vuol dire, Michele? Quindi praticamente quando nella Bibbia dice non c'è nessun uomo che non ha peccato sulla terra, smentisce? No? No, assolutamente. In realtà qua parla di una causa, dice non ha peccato nel senso non c'è un peccato che abbia causato questa infermità. Questo è quello che intendeva di dire Gesù. Sì. Non che i genitori non avessero peccato, la famiglia perfetta, il padre non ha peccato, la madre non ha peccato, il figlio non ha peccato. E allora c'è o non c'è gente che... Gesù stava scardinando invece, proprio esatto. La credenza popolare che prevedeva la maledizione di padre in figlio, che comunque è qualcosa che è comparso nella legge dell'Antico Testamento. Perché ricordiamo che anche in un passo particolare dice: io maledirò la tua fino alla terza generazione, la tua vita fino alla terza sì. generazione. Ecco, ora che cosa si intende per questo? Vogliamo brevemente sì. spiegare questo appendice molto importante. Quando si legge la maledizione caduta sulle generazioni successive, si sta riferendo al fatto che se un padre vive una vita peccaminosa, è molto probabile che anche il figlio prenderà esempio dal padre esatto. in quella condotta. Ed è ancora più probabile che il figlio ancora, il nipote, avrà quella tendenza, fino a che non si introduce il pensiero critico, non lo chiamiamo, un po' quelle menti pensanti che dicono, non consideriamo menti pensanti solo quelli che mettono in dubbio il bene, pensiamo anche menti pensanti, quelli che dicono: aspetta, ma dove sta scritto che devo offendere esatto. il Dio che mi ha creato? Menti pensanti, illuminate da Dio. In quel momento si spezza la maledizione perché interviene Gesù. E quando Gesù interviene nella tua vita, non c'è più nessuna condanna che ti può legare a nessuna maledizione. A me, quando stamattina abbiamo letto in via molto veloce e preventiva questo versetto, mi è venuto in mente una vita tranquilla di un cristiano che poi improvvisamente si deve caricare di un qualcosa che non gli appartiene. Mamma mia. Che è proprio un carico inutile, appesantirsi sì. di un carico inutile. In Cristo non c'è più nessuna condanna, quindi alleluia, per concludere e ricapitolare, non c'è bisogno di preoccuparsi di quello che i nostri genitori hanno fatto, delle mancanze di perdono dei nostri nonni. Se noi per strada vediamo la persona e per noi risulta un perfetto sconosciuto, tratteremo quella persona con l'approccio tipico di presentare l'Evangelo come lo facciamo con gli altri. Non c'è bisogno di crearci il problema di quello era, quello non era. Meglio staccarsi da questi preconcetti e andare avanti con lo scopo nuovo, con la visione nuova che la presenza di Gesù nella vita porta. Alleluia. È importante, Michele, quello che dicevi, anche di andare a indagare, no? Prima parlavi di indagare, di non essere, di essere critici, di certo, essere superficiali, certo. E pensavo ai Bereani, come li chiama la scrittura? Paolo, sì, sì. Paolo li sì. definisce nobili d'animo. Sì, assolutamente. Non li chiama criticoni, non li chiama ribelli, non li chiama, come possiamo dire, al nostro termine per offendere chi invece ha desiderio di scrutare la parola. Disordinati. Ma, disordinati, bravo. Tutti questi termini che servono per, diciamo, rallentare il desiderio di capire in realtà la parola cosa ci vuole dire e di andare più a fondo. Ma Dio li definisce nobili d'animo. I nobili chi sono? Sono quelli che appartengono a una stirpe eletta, regale. Quindi se noi apparteniamo a Dio, se noi abbiamo, sì. siamo apparteniamo al suo regno, abbiamo un animo nobile. Quindi noi vogliamo capire alleluia. Come stanno le cose
Veramente. Veramente, perché noi facciamo parte di quel regno. Sì. Di quel regno, quindi noi siamo nobili d'animo. Quindi il Signore non chiama ribelli e criticoni e disordinati, quelli che vogliono comprendere. I bereani sono stati praticamente ben voluti e sono stati elogiati. No, oggi ne parliamo ancora. Oggi ne parliamo ancora. Sono 2000 anni. Perché loro andavano a scrutare e ricevevano la parola con ogni premura. Ma che significa con ogni premura? Sì. Gloria a Dio. Non lasciavano nulla al caso, nulla alla superficialità, oppure ci sono persone forse qualche volta significa... forse sì, vabbè, ma che ce ne importa, vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti, che fa? Qualcuno pensa che un atteggiamento profondo nelle scritture, nelle cose di Dio, sia il tipico comportamento dei pesanti, dei musoni, dei secchioni della situazione. Non è affatto vero. No. I superficiali della faccenda in realtà sono quelli maggiormente esposti alla confusione di questo mondo. Ora, io non so se voi amate la confusione, specialmente se vi siete trovati di fronte a qualche scelta importante, avere accanto una confusione, non so se vi è mai capitato di avere difficoltà di concentrarvi perché c'è troppo rumore. A me ultimamente sta accadendo spesso, quindi c'è bisogno proprio che noi ci estraniamo la confusione. Il cristiano è qualcuno che agisce in un modo risoluto, perfetto, lucido. Ecco la lucidità dei figli di Dio. Anche attraversare, affrontare la persecuzione. Chi probabilmente ci chiama disordinati, mi metto nella schiera di quelli che stanno attenti a quello che leggono. Se ci chiamano disordinati o ci stanno chiamando persone che pignoli, ecco, noi siamo di fronte a una vera persecuzione ideologica. E quindi, se mi permettete, coloro che sono perseguitati per l'Evangelo godono di una benedizione speciale, particolare. Tuttavia, lasciando stare la nostra persona, lasciando stare le offese che fanno alla nostra persona o gli elogi che fanno alla nostra persona, mettiamo da parte un attimo il nostro io, mettiamoci nei panni del nostro Signore Gesù, il quale vuole e ha un'intenzione di salvare il mondo e si vuole al valere della nostra collaborazione, della tua collaborazione, della mia collaborazione. E si deve tutti i giorni trovare a fare i conti con quello che tu pensi, quello che tu vivi, quello che io sto capendo e quello che io, il modo in cui mi sto distraendo. Credo che sia qualcosa che rubi molto tempo all'avanzamento del regno. In buona sostanza, se noi ci facciamo caso, oggi l'industria dell'intrattenimento volge la sua attenzione a togliere tempo alle persone, perché il tempo in realtà, ecco, perdere un po' di tempo, ti impegno un po' di tempo, ti distraggo per un po' di tempo. Una canzone, com'è quella canzone famosa? Metti una canzone leggera, anzi leggerissima, sì, questa voglia di distrarti e di far passare il tempo, nella realtà è una strategia del nemico per toglierti il tempo utile per il proposito di Cristo nella tua vita. Ora, non sto dicendo che noi non ci intratteniamo o non viviamo dei momenti di riposo, ma consentitemi di dire che il cristiano non vive miglior momento di riposo se non quello alla presenza del Signore. Quindi quando preghiamo o quando siamo in comunione con Dio, in qualunque posto noi siamo, stiamo godendo del riposo della nostra anima. Non trovo quel verso che dice, sono chiare un po' c'è un verso che dice proprio perdere... Sì. Proprio riferimento a quello che stavo dicendo, la rovina viene all'improvviso, quindi non ci possiamo permettere di sciupare quello che non si può comprare in tempo. Proverbi 6:10 dice, dormire un po', sono chiaro un po', incrociare un po' le mani per riposare, insomma, poi succede poi che la rovina viene... La tua povertà verrà come un ladro, la tua miseria come un uomo armato. Bene, questo spiritualmente parlando è vero, ha una... grandissima valenza questo versetto. Quindi me lo sottolineo sposa molto sulla mia bene quello Bibbia che web. Dicevi, no? Sì. È proprio perché noi tutto quello che diciamo ci appoggiamo sulla parola, non sono cose che diciamo così tanto per dire. Certo. E questo è importante perché noi dobbiamo trovare il nostro fondamento sulla parola. Amen. Ecco perché stamattina lo Spirito Santo, sono fermamente convinta che abbia voluto proprio questo verso per scardinare questi ideali sbagliati, perché sì, Dio ci ha liberato,
E il nemico fa di tutto per imprigionarci di nuovo, con le paure, con le preoccupazioni, e mo pure con gli antenati. E quindi e basta, cioè, e quando è troppo è troppo. Oh, tuttavia, Cristo tuttavia però non dobbiamo sottovalutare il fatto che un'anima che pecca è destinata alla morte. Certo. Come un'anima che accetta Gesù, nonostante abbia peccato e abbia sbagliato perché rimane un essere umano, Gesù copre i suoi peccati e va in cielo, quindi si sostituisce a questa natura peccaminosa. Questo progetto di Dio è qualcosa di veramente straordinario. Io ogni volta che penso alla grazia di Dio attraverso il suo figliolo Gesù, qualcosa sì, che ti prende sempre in modo straordinario. Alleluia. Cioè, restando ancora un attimino qui, poi passiamo avanti. Certo. Ci sono quindi quei fratelli, quelle sorelle carissime anime del Signore che sono praticamente vivono con un peso, perché evidentemente vengono da famiglie che non tutti hanno avuto la grazia, perché non è stata una grazia di vivere in delle famiglie comunque che dove c'era l'amore di Dio, dove regnava la pace, ma ci sono alcuni che vengono veramente da realtà catastrofiche. E quindi certo, tante volte proprio nelle assemblee si sentono un attimino le pecore nere. Assolutamente. Perché dicono, ah vabbè, però lui è nato in una famiglia già credente di generazioni, oppure lui è nato in una buona famiglia, sì, dove sì, invece io vengo da una famiglia disastrata, mio padre è stato in carcere, per dire mia madre e se n'è andata. Certo, cioè, certo. Questo non deve assolutamente essere per te un motivo di scoraggiamento di blocco, perché Dio... Ora sai che cosa mi viene in mente? Gloria a Dio, guarda, io ho i brividi. Quando Davide diceva io sono figlio di una donna peccatrice, no? E si suppone che Davide, sua madre era una prostituta. Mm. Ecco perché Davide veniva messo da parte dal padre, da Isai, no? Non, nemmeno a tavola con i fratelli era presente quando arrivò Samuele, proprio perché era considerato il figlio del peccato. E mi viene in mente appunto la storia di Davide, che non aveva avuto lo stesso privilegio dei fratelli, no? Né quando è nato, né quando è cresciuto, perché è stato sempre messo da parte per i pregiudizi, figlio del peccato, no? Bene, il Signore invece che cosa fa? Prende proprio quel figlio che è considerato generato nel peccato e lo eleva, e lo Alleluia. Prende, e lo chiama, Alleluia. E addirittura diventa un re al quale viene fatta una promessa particolare. Alleluia. Non mancherà mai chi siede sul tuo trono, e sappiamo che da Davide poi arriva Gesù. Ma ti rendi conto Gesù che cosa, il Signore che cosa fa, Dio che cosa fa? Quindi se tu ti senti scartato, emarginato, forse perché rispetto agli altri non hai una discendenza, non hai una famiglia con un'importanza elevata, forse tuo padre, tua madre non erano chissà chi, stai tranquillo perché Dio questo fa. Dio è un rivoluzionario, possiamo dire, Alleluia. È un grande rivoluzionario. Assolutamente. Quindi Dio rivoluziona la tua vita anche se ti senti l'ultimo. Anche se ti senti l'ultimo. Sì, in realtà questo concetto Gesù l'ha messo in piedi in molte circostanze. E addirittura il Nuovo Testamento. Adesso ricordo, vado a tentoni, come avete capito, insomma, noi andiamo spesso a memoria, e lo Spirito Santo ci guida in realtà. Ci rendiamo conto che ad un certo punto Paolo manda la lettera ad un padrone, il quale ha cacciato via il proprio servo. Sì. E lì vediamo proprio l'annientamento totale di quello che dicevi, perché è mettere il servo alla stessa altezza del padrone, non c'è più differenza. Vedete, oggi nel mondo, io sono molto legato a questo tema che tu hai detto, perché noi viviamo un mondo classista, Marianna, diciamoci la verità. Noi ovunque andiamo, se frequenti una classe di scuola e sei figlio di un muratore, sei visto in un modo diverso rispetto al figlio dell'avvocato. Quindi in automatico noi viviamo e sentiamo il respiro classista addosso anche ai nostri figli. Allora che cosa accade? Accade che noi riportiamo questo modus operandi anche nei contesti cristiani. Ma questo accadeva anche ai tempi di Gesù. E infatti c'è questa meravigliosa scena che Gesù descrive e dice: quando vai ad un convito, siediti all'ultimo posto, esatto. E aspetta gli altri che ti chiamano, il padrone di casa che ti chiama e dice vieni più avanti. Questo è il modo per dire che le differenze tra noi credenti,
La cosa bella è proprio quella dell'introduzione del ruolo e della figura femminile nell'Evangelo post-Pentecoste. Ricordiamoci che con l'alto solaio c'erano uomini e donne mischiati, e non c'era più quel discorso della separazione che avveniva nella sinagoga. Meraviglioso. Non c'è più differenza, fratelli, alleluia, amici, cari, alla presenza del Signore non c'è più differenza. Alleluia. Il figlio del calzolaio e il figlio del medico alla presenza di Dio non hanno differenza. Gloria, perché Dio guarda al cuore, e quindi quando in un contesto ti senti osservato semplicemente perché per loro non sei all'altezza dei loro standard, stanno sbagliando loro, non stai sbagliando tu. Io sono stato acquistato da una famiglia spirituale, i miei genitori non erano salvati, avevo 12 anni e sono stato due anni da solo a frequentare una famiglia spirituale ed ero il figlio di quelli che non erano salvati. Io la sentivo addosso questa cosa, ma non me ne sono proprio importato. A 12 anni fino a 14, che Dio aveva fatto una grande opera guarendomi, è capitato che ho dovuto resistere, ma era lo Spirito Santo in me che mi aiutava a resistere a questi occhi che mi osservavano in un certo modo. Non farti scoraggiare da quelli che non ti ritengono all'altezza dei loro standard, sì, anche perché Gesù ha avuto a che fare con i peggiori della società e ha avuto a che fare soprattutto perché aveva l'intento di salvarti. Ora, come puoi pensare che Gesù ha attenzione alla prostituta perché la deve salvare e poi una volta che si è salvata si dimentica di lei? Non è assolutamente pensabile, anzi stiamo di fronte ad un pescatore. È un lavoro abbastanza umile, svegliati di notte, mani incallite, tagliate dalle cime della barca, il sale sulla faccia. Pietro era un pescatore, figlio di pescatori, insomma, diciamoci la verità, come puoi pensare che Pietro poi con una sola predicazione porta la conversione a 5.000 persone? Allora, con un linguaggio di pescatore. Con un linguaggio di pescatore, stravolto dalla Pentecoste, qualcosa di straordinario, per poi diventare quello che noi tutti conosciamo. Ora, non pensare a quello che gli altri dicono, diciamoci la verità, la maledizione generazionale può fare anche questo, può anche avere un'incidenza inconscia in te che dici, seduta o seduto nel banco di una chiesa, non potrò mai fare nulla per Gesù perché io sono figlio di inconvertiti. Assolutamente no, cambia completamente mentalità. E se è necessario cambia pure comunità, perché queste non sono le realtà che Dio ha stabilito sulla terra per te. Dio ha grandi progetti e vuole fare grandi cose, perché Egli non ha riguardo personale all'estetica, a chi appartieni, alla tua generazione. Egli guarda il tuo cuore e quello fa la differenza. Alleluia. In Galati 2,6 c'è scritto: ma quelli che godono di particolare stima, quello che possono essere stati, a me non importa, alleluia, Dio non ha riguardi personali, qui dico che godono di maggiore stima, non mi imposero nulla. Quindi qua è Paolo che scrive, sì. Però in Giacomo è ancora più preciso, dice 2,9, dice: ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato, ecco, e siete condannati dalla legge quali trasgressori. È vero, è vero. Quindi praticamente il Signore ci sta proprio dicendo chiaramente, l'Apostolo Paolo, perché l'ho detto quello prima, perché anche l'Apostolo Paolo lo teneva bene in mente, certo, che non doveva fare dei riguardi personali, perché Dio non fa riguardi personali, quindi lui fa riferimento a Dio, Dio sì, non fa. E poi dopo è ancora più chiaro, no, Giacomo dice, ma chi fa riguardi personali commette un peccato, quindi Signore liberaci dai pregiudizi e non vogliamo, come hai detto prima, classificare i fratelli, no? Assolutamente. Quello è più capace, quello è meno capace, lasciamo fare allo Spirito Santo il suo lavoro, anche perché il Signore abilita anche quelli che non hanno capacità. Anche noi non avevamo capacità. Assolutamente. Non avevamo capacità, ma il Signore quando ti chiama ti raccomanda, se ti manda ti raccomanda. Quindi questo è quello che noi dobbiamo credere, anche se tu ti senti meno degli altri, anche se tu ti senti poco capace, il Signore ti sta dicendo insistentemente: fai questa cosa per me. Amen. Sappi che nel momento in cui tu andrai, alleluia, la potenza di Dio si manifesterà attraverso di te, perché tu sei debole in quell'area.
Quindi nel debole si dimostra la gloria di Dio, come diceva l'Apostolo Paolo. Io sono, come diceva l'Apostolo Paolo, io sono la mia debolezza, nella mia debolezza, perché la mia grazia ti basta affinché nella debolezza. E poi lui dice: è un vanto per me, no? Perché nella debolezza si manifesta perfetta la potenza di Dio. Quindi tu ti devi vantare che il Signore ti sta mandando a fare un lavoro nonostante la tua debolezza, perché lì si manifesterà perfetta la gloria di Dio. Non sei sola, non sei solo. Questo è il numero di telefono, questo che vedete. E noi pregheremo per te. Alleluia. Vai. Se Dio ti sta mandando, vai, noi pregheremo per te, noi siamo la tua chiesa, noi siamo la tua famiglia, noi siamo tuo fratello e tua sorella, noi siamo in due adesso che ci vedi, ma fidati perché ci sono migliaia di persone che ci stanno seguendo, quindi saranno tantissimi che in questo momento si connetteranno con noi affinché tu possa ricevere la benedizione di sostegno per andare dove Dio ti sta mandando. Quindi non ti scoraggiare, non sei solo, non sei sola, ci siamo noi a pregare per te, siamo la tua casa, la tua famiglia, la famiglia che Dio ha stabilito per te, di sicuro noi, e abbiamo un cuore per le opere che Dio stabilisce, quindi sappiamo bene cosa significa avere delle difficoltà. Noi siamo qui per pregare per Devo te. Devo raccontare velocemente una cosa, proprio appunto della famiglia, che siamo tutti una famiglia. Un'amica ci ha contattato per dirci, Michele, non so se già te l'ho raccontato, penso di no, praticamente questa amica dice che una mattina ha seguito Oggi Insieme e si parlava dei sentimenti di restare fermi, di non aver paura anche dei messaggi di, sai, il nemico tante volte manda le nostre vite attraverso le prove, malattie. E quindi lei diceva, era forte, io sentivo che quella parola era forte per me, che non dovevo aver paura di nessuna cattiva notizia, perché il Signore mi stava accanto. Alleluia. E lei ha detto, tanto che ho sentito forte quella parola per me, che io l'ho condivisa con un gruppo in chiesa, perché lei era di turno quel giorno e doveva condividere. Ha detto, però, che cosa è successo? Che mia sorella ha ricevuto una notizia devastante, praticamente di un nodulo al seno, che è un sospetto di un tumore. E lei però aveva sempre in cuore questa parola che tornava, perché lo Spirito Santo ancora gli ricordava questa parola, e lei sentiva che era per lei quella parola, e diceva, no, io non avrò paura di questa cattiva notizia, perché lo Spirito Santo mi ha avvisato già qualche giorno fa. Quindi lei ha mantenuto la sua fede in Dio, ha condiviso, nonostante gli attacchi del nemico, questo messaggio con i suoi fratelli, e il giorno dopo, Michele, è arrivata la risposta dall'ospedale, si erano sbagliati. Non era nulla di quello che si sospettava fosse. Quindi questo è il nostro Dio. Quanto è bello quando noi possiamo sorridere e dire, ah Signore, grazie, perché sono fiera di me, ho avuto fede in te e non mi sono fatta bloccare, non ho indietreggiato, ma ho avuto fede. Quindi quando lo Spirito Santo ti parla e ti dice una parola forte al cuore, ti prego, tieni la gelosia custodia, la devi custodire, perché veramente quando lo Spirito ci parla ci dà una forza straordinaria. Alleluia, alleluia. Basta. Però lo devo dire perché io ho gioito. È stata una bella testimonianza. Sì. Ringraziamo il Signore anche veramente per questo tempo, e ci siamo prolungati veramente tantissimo. Andiamo molto velocemente al programma di oggi, che vede alle ore 10:30 la visita pastorale del pastore Cataldo Petrone, dietro le quinte non vede l'ora di iniziare, alle ore 12 invece da New Life di Toronto abbiamo un programma che parlerà appunto del modello di preghiera. Se ci stai seguendo e vuoi capire come meglio pregare, non proprio, credo che sia dello staff del New Life, se vuoi capire come pregare puoi collegarti alle ore 12 e ricevere questo insegnamento molto molto importante e basilare per la fede. E alle ore 16 abbiamo l'appuntamento con i programmi per i nostri ragazzi, per i nostri bambini, quindi mi raccomando, alle ore 16 se proprio dobbiamo intrattenerli, intratteniamoli con i programmi che vengono appunto a loro aiuto. Alle ore 19:30 abbiamo invece la voce del pastore con altri pastori collegati oltre al pastore Cataldo, ed è concentrato come ogni sabato sera sulla ricerca e sul battesimo dello Spirito Santo. Quindi ricco di appuntamenti il nostro palinsesto di oggi, siamo felici di presentarvi tutto quello che serve per edificare la nostra anima. Possiamo andare direttamente alle nostre preghiere di oggi. Alleluia. Oggi pregheremo per Le richieste di preghiera aumentano, Michele, stiamo cercando di interagire con ogni singola persona. Alleluia. E c'è una donna che scriveva e diceva che si sente sola perché in famiglia
c'è una rottura, i figli sono lontani e non si parlano tra loro. Il mio cuore veramente si è attestato tanto, perché purtroppo in tante famiglie si verificano di queste cose, che a volte addirittura chi dice di stare nella gra, di aver accettato Gesù, vive queste condizioni. Signore, aiuta veramente a togliere ogni astio, ogni amarezza. Un genitore a vedere i propri figli che non si parlano veramente deve provare qualcosa di doloroso nel proprio cuore. Quindi vogliamo pregare per tutti quei genitori che hanno di queste situazioni e che a volte non sanno come comportarsi e come gestire. E poi ci sono le solite richieste di preghiera per le malattie, per le infermità varie. Quindi vogliamo presentarle davanti al Signore. Ok, avanti così. Potete scrivere anche altre richieste di preghiera al nostro consueto numero e noi intanto preghiamo il Signore. Stiamo anche leggendo che ci stanno arrivando altre richieste mentre proprio adesso parliamo, e risponderemo, come appunto abbiamo accennato. Stiamo già rispondendo in privato a tutti quanti, che stiamo rispondendo. Però in questo momento, se c'è qualcuno che non ha scritto, alza la tua mano e chiama per nome il tuo Lazzaro, chiama per nome il tuo problema, perché il Signore sicuramente ti toccherà e risponderà. Quindi ci uniremo alla preghiera del fratello Michele. Grazie Padre per questa possibilità che ci hai dato oggi. Grazie, grazie Signore, sì, abbiamo visto davanti ai nostri occhi te seduto, che ci hai insegnato nuove cose, hai messo i puntini sulle i su alcune tendenze che stiamo assumendo forse negli ultimi anni. Che bello essere stati ai tuoi piedi ad ascoltare la tua parola, il tuo insegnamento. Oh Padre, tu ci prendi non come degli accademici, ma ci prendi come degli agnellini, come dei bambini, i quali si siedono sulle ginocchia del proprio papà e ascoltano le sue storie, la sua parola, il suo insegnamento. Tu sei meraviglioso, sei un Dio d'amore. Il tuo amore, Signore, trapela in ogni parola, in ogni comportamento, in ogni atteggiamento verso di noi, e noi non possiamo fare a meno che ringraziarti. Ti chiediamo, Padre, in questo momento, questo è il momento in cui vogliamo portarti le nostre richieste, Padre, ti chiediamo di intervenire nel nome di Gesù nelle tante malattie che ci sono state presentate. Padre, ti chiediamo queste richieste davanti a te. Continui ad operare nei bambini, continui ad operare, Padre, nei molti casi di malattie oncologiche che i nostri amici presentano al trono della tua grazia. Padre, ti chiediamo di stendere la tua mano sulle malattie, anche quelle malattie leggere che però rovinano la quotidianità e distraggono dal tuo servizio. Signore, ti chiediamo di stendere la tua mano, perché tu sei potente a farlo. Alleluia. Tu l'hai fatto e lo stai facendo ogni giorno a migliaia e migliaia di persone. Fa che possano essere tra queste migliaia anche i nostri amici che in questo momento stanno alzando la mano e stanno dicendo: ho bisogno, Signore, ho bisogno, ricevo la tua parola, ricevo la tua guarigione, ricevo la tua benedizione. Oh Padre, intervieni nel nome di Gesù. Oh Signore, intervieni anche, Padre, nelle famiglie divise. Oh Signore, quanti problemi il nemico sta inserendo nelle famiglie, attraverso l'orgoglio, attraverso la carnalità, oh Signore, attraverso l'egocentrismo, l'egoismo, oh Signore, attraverso il materialismo sfegatato, al quale tutti i cuori carnali rincorrono come se fosse il loro principale motivo di vita. Oh Signore, aiutaci a comprendere che questa vita dura poco sulla terra, perché il nostro cuore deve vivere nell'eternità, e questo cuore va gestito e va indirizzato sin da ora sulle strade che ha percorso il tuo figliolo Gesù. Oh Signore, aiutaci affinché la tua parola possa fare veramente da luce ad ogni passo, e aiutaci, Signore, ad avere intelligenza, a non essere precipitosi nel parlare, a non essere troppo precipitosi nell'esprimere le nostre opinioni, a non essere troppo precipitosi, Signore, a generare situazioni irrisolvibili. Oh Signore, aiutaci a gestire, attraverso un autocontrollo che viene dallo Spirito tuo, a gestire le relazioni nella famiglia, con i propri figli. Oh Signore, aiutaci a mettere la pace, perché tu sei il principe di pace, e questo
questo è quello che deve albergare in noi. Se tu sei in noi e sei il principe di pace, noi siamo la pace. Amen. Perché apparteniamo a te, Signore. Facci ricordare questo grande elemento, Signore. Tante volte aiutaci, Signore, a essere in silenzio, perché il silenzio ci aiuta anche a risolvere molti problemi, ci aiuta anche, ci esercita anche, Signore, a sottomettere il nostro io, il nostro ego. Abbiamo bisogno, Padre, che la tua mano sia sopra di noi e che ci aiuti in queste difficoltà di tutti i giorni. Facci vedere, Signore, il miracolo della pace nelle nostre case e facci vivere e facci godere una casa che già anticipa il paradiso. Ancora, Padre, ti poniamo davanti a te, come abbiamo fatto già in apertura. Signore, ti chiediamo di benedire tutti quanti questa mattina hanno afferrato la missione e hanno detto: sì, ho capito, adesso vado avanti, perché questi fratelli stanno pregando per me. Oh sì, forse quella religione non è d'accordo che io faccia questo lavoro, ma tu me lo stai facendo sentire ogni notte, non mi fai dormire, io non riesco più a stare, ho bisogno di servirti in questo campo, io afferro, non sono capace, mi rendi capace, oh, no, mi sento sola, non sei sola, perché ecco il Signore ha posto davanti a te noi come la tua famiglia. Grazie, Padre, perché tu ci rendi un'unica famiglia, oh Signore. Alleluia. La tua chiesa non ha pareti, la tua chiesa non ha denominazioni. Alleluia. Oh, il Signore Gesù con quel legno ha dovuto a che fare con la croce e non con le insegne. Le insegne sono un'invenzione umana carnale che serve soltanto per setta, per recintare le anime che non hanno bisogno di essere recintate. Le anime hanno bisogno di essere protette. È solo il tuo figliolo Gesù che si presenta a noi come il perfetto pastore può fare. Oh Signore, grazie, perché il tuo Evangelo è puro, è benedetto alle nostre vite, ci copre da ogni difficoltà, ci aiuta, ci spezza da ogni maledizione che il nemico vuole mettere sul nostro collo e ci fa godere di una libertà alla tua presenza che è qualcosa di invidiabile. Sin anche i profeti volevano capire, sin anche gli angeli volevano guardare e capire questa grande grazia che è riversata su di noi oggi. Che grande realtà tu ci hai riservato, Signore. Portaci avanti, guida la nostra giornata di oggi e il nostro weekend, perché abbiamo bisogno di essere edificati ancora da te. Grazie per quello che farai, nel nome prezioso di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Gloria, gloria al tuo nome. Alleluia. Ancora anche stamattina il Signore ha tolto un peso dal tuo cuore, perché sicuramente avevi un peso, ti ha liberato, loda, ringrazialo. Ti auguriamo un buon fine settimana. Dio vi continua a benedire. Rimanete ancora connessi con Parole di Vita. Amen. E fate conoscere anche ai vostri amici Parole di Vita. Mi raccomando, questo fine settimana frequentate le comunità, le attività e soprattutto ricordatevi che c'è bisogno di ricevere per affrontare una nuova settimana alla presenza del Signore. Dio vi benedica. Shalom, pace. Shalom, pace.